Buongiorno a tutti, ben arrivati. Questo è il primo incontro della giornata con Monsignor Accrocca, Arcivescovo di Benevento, e ci farà fare una sorta di viaggio, non so se si può dire viaggio, ci condurrà in quella che è il rapporto, diciamo, San Francesco con l'eternità e la temporalità. Forse c'è qualcosa di acceso? No. E quindi ci racconterà un po' quella che è la visione, tra virgolette, quello che era il rapporto di San Francesco con l'eternità e la temporalità. Ecco, forse è questo qui che dà fastidio. E quindi io lascerei subito la parola a Monsignor Accrocca, così ascoltiamo un attimo, rimaniamo affascinati appunto dalle sue parole, perché per noi è sempre un'emozione avere qui Monsignor Accrocca. Abbiamo un rapporto molto particolare. Monsignor Accrocca ha un rapporto molto particolare con i frati e con San Francesco. Ricordo ancora quando in passato, e a volte ancora adesso, noi abbiamo, non difficoltà, però ad esempio dobbiamo fare un approfondimento su quello che è San Francesco, e tantissime volte noi lo chiamiamo ancora Don Felice, di tutta fretta lo chiamiamo e chiediamo: Don Felice, dovremmo fare un approfondimento su San Francesco e ad esempio l'acqua. E Don Felice Accrocca in pochissimi, ad esempio l'acqua, e Don Felice Accrocca in pochissimi secondi ci dice tutte le pagine dove possiamo ritrovare San Francesco e l'acqua, ci fa tutti i riferimenti. È veramente una fonte inesauribile per quanto riguarda San Francesco e la sua figura. Ecco, quindi ascoltiamolo. Roberto è troppo generoso. Io cercherò di rifare il viaggio e rifarlo con voi, il viaggio che Francesco fa. Perché Francesco è colto da un delirio di onnipotenza e quindi in fondo quasi di eternarsi. E sbatte il muso contro il tempo e contro la fragilità. Attraverso la fragilità riscopre l'eterno e nello scoprire l'eterno fa anche l'esperienza che la morte lo è eterna. Il titolo che avevo convenuto con Don Riccardo era appunto Francesco, l'onnipotente sorella morte. È proprio in questo gioco, di eternità e di temporalità, di fragilità e di potenza che si svolge e diciamo così si riassume il viaggio di Francesco. Francesco è colto da un delirio d'onnipotenza, come tante volte lo sono gli uomini, soprattutto gli uomini giovani che sentono un ibris, una forza dentro di sé. È un desiderio di andare, è direi quasi una tentazione, no? Il richiamo di andare oltre il limite. Oltre il limite che gli imponeva la sua condizione sociale, perché nel Medioevo si nasce ad un punto della scala sociale e si muore a quel punto. Ma nei secoli appunto 11-12 si sperimenta. E sono secoli di nuova sperimentazione della società, è la classe dei mercanti, degli imprenditori. Comincia a capire che può forse nascere a un punto e morire a un altro della scala sociale. È una presa d'atto che anche la Chiesa a un certo punto deve fare, perché i mercanti erano una professione, diciamo così, proprio non troppo ortodossa. E a un certo punto la Chiesa, come dire, deve prendere atto e canonizzare dei mercanti. Quindi anche integrare questa classe, che era in crescita,
che in fondo trainava anche l'economia, non si poteva lasciarla fuori della Chiesa, bisognava trovare dei modelli anche per quella realtà. Francesco è colto da quel delirio, diciamo così, da quel desiderio di saltare il fossato e quindi di passare da una classe a un'altra, di ottenere una, diciamo così, una conferma per sé e per il proprio casato. In questo è sponsorizzato dal padre. Il padre spreca volentieri per le scelte del figlio. E per questo Francesco in gioventù è uomo di guerra. Prima di essere uomo di pace, Francesco è stato uomo di guerra. È andato a combattere contro i Perugini a Ponte San Giovanni, è fatto prigioniero, probabilmente nel 1203, perché è la cronologia che fece anche il podestà di Assisi, Fortini, non tiene la guerra a novembre, non si combatte a novembre del Medioevo. In genere il tempo delle guerre, lo dice Salimbene, peraltro, è maggio. Maggio perché il tempo, le giornate sono lunghe, non c'è ancora il caldo asfissiante e non solo, c'era il problema dell'approvvigionamento energetico, quello che abbiamo noi, ce l'avevano pure loro, erano le fonti diverse di energia, ma insomma la benzina per gli autocarri nostri che devono portare i cannoni era il foraggio per i cavalli, per i muli e per i buoi che dovevano portare le macchine alla guerra. E quindi in quel periodo a maggio il foraggio è abbondante per i cavalli e per tutto il resto. Quindi è probabilmente nel maggio, in quella primavera del 1203, che si combatte a Collestrata presso Ponte San Giovanni, poco dopo Ponte San Giovanni, venendo da Perugia verso di noi. E Francesco è fatto prigioniero, anche la leggenda di Re Compagni dice: poiché era nel portamento, lo misero con i nobili. Non è il portamento che lo fa identificare, è l'armatura costosa che porta e dove ha combattuto, probabilmente a cavallo, che lo fa mettere coi nobili perché? Perché insomma per quelli si poteva prendere un riscatto o optare per il cambio dei prigionieri o un riscatto. Ma è il momento in cui Francesco subisce un primo stop. Il primo stop glielo mettono le condizioni, o se volete glielo mette il Padre Eterno, glielo mette, insomma, ha un primo stop. La prigionia che dura un anno, dopodiché il padre paga il riscatto e lui da solo, non so che infornata fecero, questo non lo sappiamo, scambio di prigionieri, riscatti, un po' di fatto lui è liberato. Ma una notizia che noi sappiamo da Tommaso da Celano, che è l'unico, è un apaz nelle fonti, a dare la notizia di una malattia giovanile di Francesco che Tommaso non riesce bene a collocare, perché tante notizie Tommaso, quando scrive la sua prima opera, non le conosce. Tommaso non sa nella sua prima opera che Francesco ha combattuto a Collestrata, che è stato fatto prigioniero. Se leggete la vita prima cosiddetta di Tommaso, questo non c'è. Però ha notizia di una malattia, dice quella immagine così bella, no? E così direi anche realistica di lui che in casa si muove sul bastone. Probabilmente lui cresciuto bene con un'alimentazione tutto sommato, ma in possesso di un fisico che non era quello di Ercole, probabilmente durante le prigionia e nei sotterranei, perché sempre lì sotto si sta. Dalla Bibbia ai giorni nostri, le carceri sotto. Giuseppe, il figlio di Giacobbe, nel sotterraneo, Francesco pure. E le madri che a Plaza de Maia invocavano la cosa dei figli, i figli ce l'avevano là sotto, dove loro, poverette, manifestavano. Quegli anni, quell'anno probabilmente mina il fisico, sicuramente, forse febbri malariche, come ipotizzava
Ottaviano Smuchi, è molto probabile. Francesco, con i postumi di quella malattia, e siamo nel 204, forse la seconda metà del 204, Francesco vive, prolunga la sua fragilità. Gli stop che il Padre Eterno gli ha messo è la sconfitta in guerra, la prigionia, la malattia che ne consegue. È in quel momento che, quando lui è fragile e quindi da quel delirio di onnipotenza deve scendere, perché qualcuno con un calcio al sedere lo fa scendere, non volle scendere lui, fu fatto scendere. Ma è quando sta col sedere per terra, potremmo dire così, perdonatemi, che lui si incontra con la fragilità altrui, che aveva incontrato ancora. Tommaso lo dice, tante volte aveva guardato loro in altro modo. E in quel momento, nel momento in cui, nelle sue certezze, in cui quest'uomo che aspira, diciamo così, a superare il limite e quindi a eternarsi in qualche modo, a superare il contingente, sperimenta tutta la sua fragilità, ecco, si creano come delle fratture, delle crepe in questo muro. È lì che il Signore passa. E questo dice anche una verità. Non so chi l'aveva coniato, questo slogan. È uno slogan, come tutti gli slogan, lascia il tempo che trova, a volte, come tanti slogan, porta anche una verità. È una sintesi buona. Dice, ogni ferita è una feritoia. Ogni ferita è una feritoia. Attraverso quella ferita il Signore passa, perché l'incontro col dolore degli uomini questa volta lo scuote. Nel momento in cui lui è fragile, può vedere la fragilità con altri occhi. Ciò che non sarebbe stato capace di fare prima, gli è possibile dopo. Questo ci dà anche un'idea, ci aiuta a capire quell'espressione che ha fatto tanto discutere del testamento quando ero nei peccati. Il peccato giovanile molto probabilmente è appunto pensare l'esistenza senza Dio, fare di sé il centro del mondo, in qualche modo mettersi al posto di Dio. Questo è il peccato fondamentale, da cui poi discendono gli altri peccati. Tanti biografi si sono impazziti a cercare o di dimostrare o di negare la libatezza di Francesco. Interessa fino a un certo punto. Il peccato fondamentale da cui gli altri derivano è questo qui. Pensare un mondo senza Dio e mettersi al posto suo, in fondo. È questo mondo che gli crolla. Riscopre di trovarsi, si riscopre non onnipotente, non capace di eternarsi, ma fragile. E la fragilità comincia a guardarla con altri occhi. Comincia a porsi sullo stesso piano. Lui dice, mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi. E prima, nel tempo, Tommaso dice, in tempore vanitatis suae. Nel tempo della sua vanità, cioè quando passava vicino alle case dei lebbrosi, si turava il naso per 2 miglia per non sentire la puzza che un lebbrosario nel Medioevo, prima di vederlo, lo sentiva. Non con le orecchie, non con il senso, non con l'udito, ma con l'olfatto. Mi sembrava troppo amaro vedere i lebbrosi. Non dice, guardate, non dice toccare,
Non dice incontrare, anche solo vedere. Perché? Perché il lebbroso, il disfacimento della carne. E gli ricorda proprio questo, la temporalità, la fragilità. Tutto ciò che non è eterno è la distruzione dell'eterno. Mi sembrava troppo amaro vedere lebbroso. Vederli. Perché appunto il vederli è ricordargli qualcosa che lo riporta a terra. Era troppo amaro. Nimis. Non gli era amaro, era troppo amaro. Cioè, ma il Signore stesso mi condusse tra loro. Come a dire, fosse stato per me non ci sarei andato proprio. È stato il Signore che mi ha, come dice Paolo, usa quell'espressione che nella traduzione latina della Vulgata dice l'amore di Cristo urget nos, come se dire quasi no, da dietro. Ecco, come se il Signore si fosse messo dietro e l'avesse spinto. Il Signore stesso mi condusse tra loro. E nel latino usa l'espressione feci misericordia, che tradotto usare misericordia come sembra quasi riduttivo, usare misericordia come dire avvicinarsi con buoni sentimenti, ma è qualcosa di diverso, è come un patto di alleanza, è come un patto nuziale in quel momento, il fare misericordia, con quello che sembrava inconciliabile, con quello che era troppo amaro al solo vedersi. Stabilisce come no, e feci misericordia con essi. Ecco, in quei mesi, perché poi la geografia trasforma questa espressione in qualcosa che diventa riduttivo. Tre compagni parla dell'incontro con lebbroso, gli dà il bacio. Già, ma poi tre compagni dice ancora torna al lebbrosario e dice queste visite ai lebbrosi pian piano, allora c'è un incontro e poi diventa consuetudine di vita e dobbiamo presupporre dei mesi. Tommaso poi nella vita cosiddetta seconda, nel memoriale, sarà il primo e Bonaventura riprende testualmente da lui a trasformare quell'incontro in una specie di fioretto quasi all'Agostino. Ricordate il raccontino di Agostino che sul mare viaggia, trova il bambino che con la noce dice l'acqua del mare in questa buca, ma dice l'acqua è tanta, dice la buca è piccola, non può entrare. E dice pure la testa tua è così piccola, il mistero della Trinità. Non... Agostino si gira, il bambino non c'è più. Se si legge il memoriale è qualcosa di simile. Francesco incontra il lebbroso, scambia il bacio di bacio, a un certo punto il lebbroso sparisce, non c'è più. Questo riduce le cose. Riduce nel senso è molto riduttivo. Tre compagni parla di una consuetudine che si stabilisce, di lui che incontra il lebbroso, ha un approccio diverso e inizia un percorso. E è proprio attraverso la fragilità più aberrante, lì dove la malattia assume anche il suo connotato più tragico, più drammatico. Non solo uccidendo il corpo, ma trasformandolo.
E quindi la malattia assume anche l'aspetto ributtante. È lì che Francesco riscopre l'Eterno. Scopre che quello è un fratello. E quel Dio che li ha resi fratelli è il Dio che può consentire agli uni e agli altri di superare il tempo e di entrare nell'Eterno. Lui lo scopre lì. Dice, feci misericordia e allontanandomi da essi, dice, ciò che mi pareva amaro divenne dolce, dolcezza dell'anima e del corpo. Cioè, i criteri di valore e di giudizio vengono rovesciati. Ciò che per Francesco era centrale, il suo desiderio di onnipotenza, diventa non solo marginale, ma ormai è cancellato. E ciò che era periferico, perché Francesco non possiamo parlare certo di ateismo nel Medioevo, era una religione come questi che vengono a far battezzare, a battezzarsi i figli, a fare le cose, a fare la cresima perché devono fare da padrini a qualcuno, non so, 40 anni che non entrano in chiesa e così. Dio c'è, potrebbe pure non esserci, c'è fin tanto che non ti rompe le scatole o fin tanto che si incontra, si sposa bene con i tuoi progetti. Quando si mette di traverso, Dio non c'è più. Può andare pure tra parentesi. Francesco, fino a un certo tempo, possiamo dire così, sostanzialmente. Ma ciò che era marginale da quel punto di vista diventa non solo centrale, ma necessario, ragione di vita. È Dio. Lui scopre Dio, l'Eterno, l'Onnipotente, nella fragilità. Perché? Perché il paradosso è questo, che Dio si è fatto fragile. E Manzelli, in un titolo di un suo articolo, ha accolto Francesco, dice, è un articolo dell'84 pubblicato su Analetta Tor, del Terzo Ordine Regolare, poi ripreso in un volume miscellaneo che tanti anni fa con altri due colleghi curammo, dei saggi del nostro maestro. Francesco, dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso. Cioè Francesco non arriva agli uomini partendo da Cristo, ma arriva a Cristo partendo dagli uomini, da certi uomini. Dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso. Poi è Cristo che gli consente di dare una spiegazione, una logica a quel dolore. E il cerchio si chiude. Dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso, dal Cristo agli uomini con una consapevolezza maggiore e con un senso compiuto di quel dolore che non è più illogico, non è più irragionevole, ma trova un senso proprio nella croce del Cristo. Per cui non è l'evento del Cristo a San Damiano il momento cruciale della conversione, è un altro. Ma quel momento a San Damiano è uno dei passaggi certo significativo di questo percorso. E è alla luce di questa consapevolezza che lui ha acquisito, che poi capiamo tutta la sua vita. Per cui il centro della... si è discusso nella storiografia, è una persona al quale ho voluto tanto bene, che ho tantissimo stimato, il padre Taddè Maturà. Lui diceva che il centro della visione di Francesco è il padre. Per me il centro è il Cristo, uomo. Dal Cristo Francesco risale poi alla Trinità. E il Cristo, non il Cristo crocifisso, questo Stauros, questa centralità della croce
è bonaventuriana, è Bonaventura che, se noi leggiamo Francesco, i scritti, è il Cristo incarnato nel mistero della sua totalità, dall'incarnazione alla sua vita, alla sua morte e risurrezione. Per cui Francesco coglie il Cristo in ogni momento della sua esistenza. Lo coglie infanta a Betlemme, la sua devozione per il Natale. Lo coglie povero e pellegrino in mezzo a noi. Pensate a quel passaggio dove si fa un'affermazione che peraltro i Vangeli non consentono, dice una frase evangelica, qual è un passo evangelico a supporto di questa affermazione? È un'idea che viene piano piano nell'esegesi e lui la recepisce in qualche modo, ma non c'è un passo dei Vangeli a supporto dell'affermazione di regola non bollata 9.5. E fu povero e visse di elemosine lui e la Beata Vergine sua madre e i discepoli suoi. Ma nella mente di Francesco c'è questa idea del Cristo povero o pellegrino, mendicante in mezzo a noi. Povero e mendicante fin dalla nascita, tanto che nell'ufficio della Passione, al Salmo 15, al versetto 7, lui contamina, cosa fa Francesco? E l'ufficio della Passione, io sono d'accordo con Miccoli, dice, può essere preghiera tutta sua, veramente, perché la conoscenza che ha acquisito ormai del Salterio, lui contamina. L'antifona del Natale, il passo del Vangelo Lucano che si legge alla messa della notte, è un'espressione che ancora nelle prime fonti non si trova, nelle seconde, poi ho trovato fortuitamente, è di Gregorio Magno nelle omelie sui Vangeli, l'omelia ottava, e che lui conosceva perché? Perché si leggeva nell'officiatura della notte del Natale. E lui dice che Cristo, un fanciullo è stato nato per noi, no? Puer natus est nobis, è l'antifona, no? Dice, è stato e fu e nacque per noi, no? Natus, come dice, dice natus in via. È nato in una via. Ufficio della Passione, 15, versetto 7. Questo fanciullo dice, è nato in una via, che i Vangeli non consentono di supportare, ma è Gregorio Magno. Che per Gregorio Magno dice, non in domo parentum, non in casa dei genitori, sed in via. E in effetti i genitori erano sulla via, erano pellegrini in qualche modo. Lui riprende questa espressione. Ma perché? Perché proprio, diciamo così, la nostra memoria è selettiva. Ritiene più di quello che fa al nostro interesse, anche ai nostri schemi, se volete. Lui è affascinato, attratto, direi catturato da quest'idea del Cristo che si è fatto povero, mendicante, pellegrino in mezzo a noi. È questo che orienta la sua vita. E a questo alla fine potremmo dire che dà forza alla sua morte. Guardate che l'esistenza di Francesco non è stata un'esistenza, direi umanamente, tranquilla. Sì, i primi 20-22 anni li vive tutto sommato tranquillo e spensierato, ma la seconda metà, a cominciare da prima ancora della conversione, cioè la sconfitta con le strade, la cattura,
quello che ne segue, la conversione, poi diventa un'esistenza per certi aspetti molto più problematica. Molto più problematica perché intanto lui si porta una debolezza fisica che lo accompagna. Se si legge quello che dicono i compagni, leggo dalla Compilatio Assisiensis, pericope 77, vi do anche i numeri se qualcuno vuole andarsene a riguardare nelle fonti, 1608 della seconda e terza edizione, se qualcuno avesse la prima, quella del 77, 1585. Il Beato Francesco, sono i suoi compagni che raccontano qui, quelli che ogni tanto mettono nei loro ricordi nosqui cum eo fuimus, nosqui fuimus cum beato, noi che siamo stati con lui, noi che siamo stati col Beato Francesco, nosqui cum ipso fuimus, eccetera, eccetera, eccetera. Come a dire noi che abbiamo condiviso una parte significativa dell'esistenza con lui. Il Beato Francesco per lungo tempo, fino al giorno della sua morte, fu malato di fegato, di milza e di stomaco. Inoltre, quando si recò oltre mare per predicare al sultano di Babilonia e d'Egitto, contrasse una gravissima infermità agli occhi. Quindi i problemi agli occhi lui li riporta dall'Egitto. La spiegazione poi, diciamo così, che danno le motivazioni, è chiaro, sono le conoscenze che si avevano, le idee. Dice, contrasse una gravissima infermità agli occhi a causa dell'intensa fatica durante il viaggio. Quindi queste sono le cause, no? Soprattutto per la violenta calura affrontata nell'andata e nel ritorno. Ecco, questo è come si spiegavano, no? Lui ovviamente prende, no? Tracoma, dicono, cosa se c'è un medico tra voi, un oculista, non lo so, ricordo i lavori di Ottaviano Smuchi che su questo si è arrabattato tanto e lesse tanti libri di cose, di medicina e studiando le fonti, insomma, secondo lui tracoma. Di fatto, credo, se ho capito bene, Francesco, gli ultimi anni, questo lo dicono chiaramente, compagni, non poteva vedere la luce. Forse è come se dentro avesse tutti i spilli che sentiva dentro. Di fatto c'è la quartana. Loro dicono fegato, milza, stomaco, le febbri malariche, gli occhi. Francesco è cieco. Se leggiamo quello che fu l'operazione, lui andò a Rieti a farsi operare. Perché a Rieti? C'era un celebre medico. Ma un celebre medico oggi lo trovate a Roma, lo trovate a Milano. Non lo trovate a Rieti. Forse manca a Perugia. È probabile che questo sia un medico al seguito della corte papale. Molto probabile. Va a farsi operare lì, ma anche i luminari sbagliano perché, come diceva mio nonno, i medici sono bravi fino a che ci indovinano. Finché indovinano sono bravi, quando non indovinano. E dice così, i compagni che erano lì avevano, a un certo punto ebbero paura. Dice, noi che eravamo con lui, quando videro la cauterizzazione, lui aveva del pus e quindi erano convinti che bisognasse essiccare alla sorgente questo pus, quindi incisero le vene, cioè per il tempo un'operazione, cioè ci voleva un chirurgo, ci voleva un macellaio qualsiasi.
per cui nel vedere questo i compagni dice: noi che eravamo con lui fuggimmo tutti, sopraffatti dall'emozione e dalla pietà. Insomma, non reggono e se ne vanno. Restò con lui soltanto il medico. Guardate, si vede qui, è il racconto di un testimone oculare. Testimone oculare che peraltro non nasconde le proprie, non ci fa bella figura il testimone. E quindi questo ci dice che qui, diciamo, il racconto è molto realistico. La cauterizzazione, dice il medico, restò trasecolata a vedere come lui aveva retto. La cauterizzazione in effetti era stata lunga, cominciando da presso l'orecchio fino al sopracciglio, per arrestare il copioso umore che giorno e notte da molti anni scendeva agli occhi. Quindi incisero, no, questo era pure sfregiato Francesco gli ultimi. Perciò fu necessario, a parere di quel medico, incidere tutte le vene. Qui siamo nella Compilatio Assisiensis 86, 1620, se qualcuno vuole. Fu necessario incidere tutte le vene. L'operazione fu, diciamo, un'operazione di alta chirurgia. Dall'orecchio al sopracciglio. Altri medici, quando mo sentite un virologo che non dice quello o quell'altro, ognuno dice la sua e non ne trovate due che dicono la stessa cosa, nil sub sole novi. Altri medici erano invece dell'idea che tale intervento fosse controindicato. Ed era vero, perché l'operazione non giovò a nulla. Guardate, guardate che... Un altro medico gli perforò entrambi gli orecchi, ma ugualmente senza risultato. Questa espressione che poi quasi mai citavano, noi abbiamo, e questo me lo fa sentire vicino, io porto le protesi, noi abbiamo l'idea di Francesco Cieco, c'è anche qualche tavola antica che poi perduta, magari, no, di lui che, ma forse ci abbiamo anche un Francesco Sordo. E quindi gli ultimi anni, da questo punto di vista, non furono semplici. Ma non furono semplici pure da altri punti di vista. Vedete il paradosso continuo che è nella sua vita, che poi è il paradosso cristiano che si traduce nell'esistenza di chi vuole vivere il Vangelo. Desideroso di onnipotenza, sbatte il muro contro la fragilità e la cosa. Nella fragilità riscopre l'onnipotente. Ma, ecco, nel farsi fragile, acquisisce quella centralità nell'Occidente alla quale, chissà, forse non aveva nemmeno sognato, col desiderio di diventare conte, nobile. L'Italia era piena di, ogni città era piena di nobilucci, lui voleva diventare nobile. Sarebbe diventato uno dei 100.000. Nel farsi fragile acquisisce quella centralità alla quale aveva ambito andando in guerra. Ma proprio nel momento in cui acquisisce questa centralità e cominciano ad arrivare alla sua famiglia religiosa persone da ogni dove, nascono altri problemi. Molti entrano nell'ordine, molti sentono parlare di lui, ma
I frati nel 21 prima cercano di andare in Germania, ma i racconti di Giordano da Giano sono abbastanza chiari, prendono un sacco di botte, non conoscono la lingua, cioè non hanno chiaro il processo di inculturazione, vanno senza conoscere la lingua e quindi rispondono e dice siete eretici, siete venuti qui, questi rispondono ya, perché vedevano che rispondendo ya in Germania era come una parola, no? Forse qualcuno dei frati era pure napoletano, ya, 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 ya. Ya, lo dice Giordano, lo dico, dice ya, era come una parola magica, ya. Gli chiesero se erano eretici, se erano andati lì per pervertire la Germania come aveva fatto con la Lombardia, cioè col nord Italia, presero un sacco di botte. Ci ritornano nel 21, a capo della missione c'è un tedesco, Giordano dice questo sapeva parlare il lombardo in tedesco, sapeva predicare il latino, il lombardo, cioè hanno capito che la missione non si fa come Brancaleone, no? O come quello contro i mulini. Il Padre Eterno ci ha dato la capoccia è un valore e la ragione va fatta funzionare. E quindi è una missione in Germania, occorre gente che parla il tedesco, lo stesso avverrà. Nel 21 la missione ha successo. Se leggiamo Tommaso d'Eccleston, la missione in Inghilterra, nel 24 sbarcano, c'è qualcuno che conosce gli stessi. Gli ultimi anni di Francesco, la sua famiglia sta diffondendosi per tutta Europa. Oltre le Alpi, nessuno ha visto Francesco, hanno sentito parlare di lui. Chi è Francesco? È più un mito, cioè non ci abbiamo che quello che succede dall'altra parte. Chi è? Chi è Francesco? Che faccia c'ha? Noi dobbiamo trasferirci in un altro orizzonte mentale. Ma anche in Italia, chi è? Allora, ecco, sempre le memorie dei compagni sono preziosissime per tanti punti di vista, non sono il quinto Vangelo, ma Compilazio Assisiensis 11, 1554. Abbiamo visto con i nostri occhi molte volte, multotiens in latino, molte volte, noi che siamo stati con lui, la verità di questa sua affermazione, lui diceva insomma, sono nelle mani di Dio e no. Già che molte volte, quando taluni frati non lo sovvenivano nelle sue necessità, cioè lui lamentava un bisogno e quelli se ne fregavano, o quando gli veniva rivolta qualche parola di quelle che di solito muovono ad accitazione. Il latino è più, cioè per qua somo solet moveri ad scandalum, per le quali un uomo abitualmente resta scandalizzato. Quando lo mandavano a quel paese. Questo non si può tradurre così, ma per capire l'espressione questo è il senso. Quando lo mandavano a quel paese, o quando lui chiedeva le cose e quelli se ne fregavano, è il testo, non mi sembra di aggiungere nulla, subito egli si ritirava a pregare, ma non si può negare la prima metà della frase, cioè che c'erano frati che lui deve affrontare anche questo negli ultimi anni, e deve affrontare le visioni diverse sulla vita religiosa, questo è il dramma più grande. Eppure nonostante ciò, cioè quindi nel momento in cui cerca la gloria e sbatte il muso, nel trovarsi col sedere per terra riscopre Dio e l'Eterno che lo rialza, nel momento in cui si rialza e trova, diciamo, anche quella che è una gloria umana, perché frate Masseo lo dice nei fioretti, perché tutto il mondo diviene di dietro, lui trova la croce, cioè è tutto un paradosso, è tutto un incrocio. Come nella vita del Cristo.
Colui che è onnipotente si svuota. E proprio nel momento in cui si svuota, dice Paolo, no? E Dio lo porta, no? Che ogni ginocchio davanti a lui si pieghi. Per cui in quella condizione lui non perde la gioia, non perde la letizia, non perde la voglia di cantare. Anzi, continua a credere fermamente che la lode di per sé abbia un potere performante. Guardate, la regola non bollata al capo 21 dice, dà uno schema di come doveva essere la predica dei primi frati, che ogni frate, non i sacerdoti, che ogni frate poteva, l'esortazione che poteva fare ad ogni persona. E se leggete quello è straordinario, perché come doveva iniziare la predica? Prima c'era la lode. Prima c'era confessio laudis, e poi c'è la confessio vite. Prima si loda Dio, un e trino creatore, Signore, prima la lode. E poi la confessio vite, fate penitenza, fate frutti degni di penitenza perché presto, che è diverso, la predica può cominciare con l'incutere paura, stringete bene, dice, perché ecco, sta per arrivare il giorno rovente come un forno, come dice, no, la predica può cominciare così. Oppure può cominciare con la lode di Dio. È un approccio diverso, molto diverso. Scusatemi, è venuto il Covid e quanti preti e forse qualche vescovo pure hanno cominciato a dire che quello era Dio che ci stava a punire, che hanno fatto disastri. Perché noi mettiamo a Dio i nostri panni. Noi vorremmo punire, noi avremmo pronta la lista di quelli che il Padre Eterno dovrebbe fare, no? Tutto quello, quando il Papa promulgò il Giubileo della Misericordia, io ho sentito tante voci che cominciano a fare distinguo, ma sì, ma Dio è anche giusto, no? Quasi che parlare di misericordia si prova come un senso di fastidio, di cosa, no, perché Dio è giusto, Dio punisce i cattivi, perché i cattivi sono gli altri nella vita. Perché i cattivi sono gli altri. Iniziare con la lode significa dare un approccio diverso. E la lode c'ha questo valore, questo direi efficace e performante. Ricordate nell'episodio raccontato sempre dai compagni, poi è chiaro, lo riprende Tommaso da Celano, lo riprende Bonaventura, ma la testimonianza originale sono loro. Quando vescovo e potestà litigano, è il racconto della Compilatio Assisiensis, qui anche qui ha dei tratti di realismo, ti fa come il filmino di quello che succede. Perché ti dice delle cose che poi in Tommaso non si trovano più e sono particolari, innocenti di per sé, ma proprio per questo gratuiti ti dicono che il racconto è realistico. Perché lui cosa fa in quel caso? Questi hanno litigato. Non dice ai frati andate là, cercate di mediare, fate un po' di buona diplomazia, gettate acqua sul fuoco, cercate di farli ragionare, tutte cose sagge peraltro. Lui li manda lì a cantare e guardate qua, e fa aggiungere la strofa famosa, no, del perdono, sarebbe da mandare mo quando questi, il fatto che questi non si trovano, seppure si trovano fanno attraverso gli schermi. Quando si incontreranno Putin e Zelensky, no,
qualche frate che conosce quella lingua di là, andare a cantare. E la strofa del perdono. Quando furono riuniti nello spiazzo del chiostro dell'Episcopio, quei due frati si alzarono e uno disse, il Beato Francesco, insomma, ascoltate. Così cominciarono a cantarle. Guardate qua. Il podestà si levò subito in piedi e a mani giunte come si fa durante la lettura del Vangelo. Quindi durante la lettura del Vangelo, al tempo in cui era abitudine ascoltarla, no? Anche non c'è. Come si fa durante la lettura del Vangelo pieno, questo, chi può raccontare questo se non uno che ha visto? Questo non è un particolare, sa, ti raccontassero, è successo un miracolo, tu poi dici, lo sono inventato apposta, questo ci sta più o meno la stessa cosa. Ma questo particolare dice che questo è un testimone oculare. Pieno di viva devozione e anzi in lacrime, stette infatti ad ascoltare attentamente. Egli aveva infatti molta fede e venerazione per il Beato Francesco. Finite le laudi del Signore, il podestà disse davanti a tutti. È la lode che ha questo valore, no, di spingere questi a fare un passo. E il primo a fare il passo è il podestà, non è il vescovo. Leggiamo, se si legge attentamente il testo, vi dico in verità che non solo al signor vescovo che deve, dice il podestà davanti a tutti, che devo considerare mio signore, sarei disposto a perdonare, ma anche a chi mi avesse assassinato il fratello e il figlio. Indi si gettò ai piedi del vescovo, è lui che prende l'iniziativa. Non c'è un rapporto, non sono entrambi. Lui corrisponde e si porta in qualche modo, è come se da terra pigliasse il vescovo e buttasse a terra pure lui. E poi ai piedi del vescovo dicendo, per amore del Beato Francesco, eccomi pronto a soddisfarvi in tutto. Il vescovo lo prese fra le braccia. Il vescovo si alzò e gli rispose, per la carica che ricopro dovrei essere umile. Purtroppo ho un temperamento portato all'ira. Ti prego di perdonarmi. Vedete, è prima il podestà che se lo. Come dire che chi ha. Allora, quest'uomo, di fronte alla morte, resta un uomo pieno di letizia. Sono i compagni che ancora raccontano e dicono che, insomma, demitizzano tutto. Lui sa il momento, no, lui chiede al medico, come ogni malato, e chiede al medico e gli dice quanto mi è rimasto. E il medico capisce, no? No, però, d'altronde bisogna preparare gli uomini, secondo me, alla verità. Non si può dire una verità così, perché bisogna stare attento che non ammazza il malato, ma non credo che sia umano nascondere sempre e comunque al malato le sue reali condizioni. Perché il malato deve pure prepararsi a quel passo. Se deve perdonare a qualcuno, deve avere il tempo di farlo. Se vuole essere perdonato da qualcuno, deve avere il tempo di chiamarlo e chiedergli perdono. Se vuole sistemare qualcosa per riparare qualche danno che ha fatto, deve avere il tempo che farlo. E quando è morto non ha più tempo. Direi che è diritto del malato, ma va preparato. Francesco chiede quanto mi è rimasto e il medico capisce che può dire, dice guarda fratello caro, sono rimasti pochi giorni, dice, tra la fine del mese e i primi dell'altro, è rimasto poco tempo. E Francesco dice ben venga sorella morte, e secondo i compagni è in quel momento che fa aggiungere l'ultima strofa.
sora morte, nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. È quello che tante volte, no, l'uomo oggi non vuole più limiti. L'uomo moderno, l'uomo contemporaneo non vuole limiti, vuole abbattere i limiti. Come in fondo l'uomo vuole abbattere il limite. E dietro all'idea di abbattere anche l'ultimo limite, che è quella sora morte dalla quale null'uomo vivente può scappare. Pure per Francesco questa sora morte è colei che apre all'eterno e resta tale e muore così povero. Dante dice al momento, no, dice, quell'anima preclara mover si volle tornando al suo regno e al suo corpo non volle altra bara, come l'aveva fatto la madre. Lasciatemi per un certo tempo così, tornare al padre, tornare, uscire da questo mondo così come era entrato in questo mondo. Ecco, cosa di fronte a questa esperienza, forse dovremmo chiederci noi, se non siamo presi dal delirio d'onnipotenza anche noi in tante cose. Se siamo convinti che invece la fragilità può essere una risorsa, perché ogni ferita è una feridoia. E perché quando siamo fragili risultiamo capaci di vedere cose che quando siamo forti non vediamo. È un'altra percezione, un altro sguardo della vita. E non va idolatrato e manco va posto tra parentesi e eliminato, va integrato nella nostra esistenza, perché il momento di forza ci dà possibilità di vedere alcune cose e il momento di debolezza ci ne dà possibilità di vederne altre. Ma non sempre è facile accettare questo. E potremmo chiederci di fronte a quest'uomo che ha rovesciato i concetti di eternità e di temporalità, di fragilità e di potenza, quale idea noi abbiamo di Dio e di Gesù Cristo? Quale idea di Dio? Un Dio povero, fragile, o meglio che assume questo? O un Dio potente, capace di dare ragione anche del mio desiderio di potenza? Quando si vuole un Dio castigatore è perché io voglio sfogare le mie rabbie represse e voglio, diciamo così, sentirmi sostenuto in questo. Quale idea ho di Dio? Perché dall'idea che ho di Dio nasce pure il profilo che io cerco di dar di me e che vorrei dare di me. E quale rapporto con sorella morte? Con la morte delle persone care, con la morte di tanti innocenti, con la mia. Con la mia che si avvicina ogni giorno che vivo. Non so quanto mi tocca di vivere, ma ogni giorno che passa è uno di meno che mi resta. E dico tante volte agli anziani, siamo fatti vecchi, si lamentano, dico, lo dico a loro, ma un po' perché sono convinto con la testa, un po' per tirare su, dico, ma ringrazia Dio, no? La vecchiaia è una grazia, se non viene è perché non ci arrivi, è perché te mori prima, scegli tu che vuoi. Ah, vabbè. E quando lo devo dire agli altri, ma io chiedo quando mi tocca a me? Perché non basta che certe cose razionalmente siano, per dire, poi
poi c'è l'approccio emotivo, ecco, mi pare che Francesco, chiudo perché sono stato eccessivamente lungo, con un testo però che è suo, si è discusso su questa ammonizione, se le ammonizioni sono tutte un genere letterario particolare, sono reportazioni, cioè testi che qualcuno ha trascritto dal suo parlare, quindi è come appunti che voi potreste prendere da quello che ho detto, rimessi in ordine. Comunque l'essenza del pensiero c'è. Si è discusso su questa, ma a me dà tanta pace, tanta, direi, letizia. Dov'è carità e sapienza, ivi non è timore né ignoranza. Dov'è pazienza e umiltà, ivi non è ira né turbamento. Dov'è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia. Dove è quiete e meditazione, ivi non è affanno né dissipazione. Dov'è il timore del Signore a custodire la sua casa, ivi il nemico non può trovare via d'entrata. Dov'è misericordia e discrezione, ivi non è superfluità né durezza. Ringraziamo Monsignor Felice Accrocca per la splendida ora passata insieme e volevo ricordarvi che adesso presso la Sala della Pace ci sarà l'incontro Conflitti e Guerre nel XXI secolo con il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, Giovanni Orsina, Direttore Lewis della School of Government Lewis e la filosofa Donatella Di Cesare. Sta cominciando, diciamo, in questi minuti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi, buona. Adesso si può scendere giù. Diceva de... Ciao, Riccardo. Ciao.